abbastanza grosso. Perché in effetti non a caso la problematica dei rifiuti, la problematica della diossina nella mozzarella di Bufala, guardate bene, si è parlato solamente del campanile, nel momento in cui tutti gli elementi zootecnici potevano essere investiti nel problema di diossina, che è poco prima delle elezioni, non a caso. Cioè allora, poi giustamente dice Doriano, noi cambiamo di due settori, turismo in mondizia e agroalimentare, e principalmente mozzarella di bufala. Noi rappresentiamo una delle regioni che ha, chi guadagna, che lavora sulla mozzarella di bufala, il problema di diossine. Il problema di diossine, sì, ormai è emerso, il problema dei rifiuti è un problema grosso ed è un problema legato all'onestà dei nostri governanti. Cioè io non so se effettivamente la sinistra ha creato questa, la destra che cosa creerà, cioè i futuri governanti che cosa faranno. La cosa è certa che il problema di diossina in Campania è legato a una cattiva gestione. Se ne abbiamo le discariche legali che sono gestite in questo modo, immaginate le discariche illegali. Io ho avuto il piacere di lavorare in questo periodo, di coordinare un gruppo che è stato organizzato dall'assessore della sanità, che è il numero per non la pazienza, non l'operatore di diossina, vabbè, non mi dico, operativo di diossina, scusate, che è in cui, che cosa abbiamo visto? Abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda, cioè abbiamo visto che determinate emergenze che erano presenti nel 2002 si sono presentate nel 2008, solo che nel 2002 non è stato detto quello che realmente succedeva, cioè l'80% degli inquinamenti da diossine era legato praticamente a fenomeni di combustione. Cioè tutta quella storia dei rifiuti speciali buttati nei terreni, cioè addirittura i livelli di diossine nei terreni sono al di sotto dei livelli di diossine che vengono considerati positivi per quanto riguarda l'ambiente urbano. Quindi probabilmente il discorso della diossina in determinati comprensori, vedete bene che l'unico comprensorio dove probabilmente c'è stato questo sversamento di residui industriali sono le reggi lati. Quindi il problema non si pone nell'ambito di terreno, ma nell'ambito del mare, quindi ovviamente della produzione del pesce, bisognerebbe andare a indagare. Il problema della mozzarella, se andiamo a vedere le caratteristiche del latte, è legata principalmente a dei congeneri, cioè i policloro, i benzofuranici, che derivano naturalmente dalla combustione. Quindi una politica di risanamento del territorio, di riduzione delle combustioni illegali, potrebbe ridurre notevolmente l'effetto inquinamento e quindi riqualificare un prodotto che è fondamentale e che crea ricchezza del suo territorio. Più volte ho sentito parlare che la colpa era degli allevatori durante questo mio percorso. La colpa è degli allevatori fino a un certo punto. Purtroppo noi viviamo in un territorio dove manca il controllo, dove manca lo Stato, dove non esiste lo Stato. Ed è difficile fare l'imprenditore in questo territorio, in considerazione anche del fatto che i soldi dei nostri imprenditori servono per finanziare l'imprenditore del nord a fare impresa. Quindi ultimamente proprio un imprenditore campano disse a un suo collega del nord, disse: scusatemi, cioè io vorrei vedere voi venire a fare impresa nel meridione, noi purtroppo abbiamo delle tasse che non possiamo farvi versare. Gli allevatori sono solo altro che delle vittime, perché gli allevatori non possono fare controllo del territorio. Gli allevatori vivono di quel territorio e più volte ci è capitato, come noto, di andare negli allevamenti e di vedere denunze fatte ai comuni, fatte allo Stato e fatte anche ai vigili del fuoco. E l'unico assessorato che è mancato in tutta questa cosa è stato l'assessorato all'ecologia, all'ambiente, che in effetti sa delle proprie colpe e non sa voluto assumere alcuna responsabilità. E con questo porto la mia esperienza e passo.